questi sono tre ambiti che abbiamo voluto mettere qui in evidenza, anche se in modo molto molto succinto, dove con il colore è possibile fare una progettazione corretta. Uno è l'ambito sanitario, per il quale ce ne siamo occupati molto come studio, soprattutto nell'ambito del sanitario per anziani, cioè in casi di riposo. Nell'ambito del retail, anche qui c'è dietro uno studio molto molto avanzato, soprattutto per le case, per le aziende che commercializzano soprattutto esclusivamente il food, e l'ambito educativo, come parlavamo prima, tutta la sfera delle scuole. Qui l'ambiente che viene progettato per l'ambito ospedaliero, quindi l'utilizzo del colore corretto è essenziale oggi per non essere opprimenti su delle patologie specifiche, nel caso appunto degli anziani generalmente appunto l'Alzheimer. Quindi nell'ambito ospedaliero il colore diventa un valore terapeutico, lo stiamo solamente scoprendo adesso. In passato si pensava solamente ai colori che creavano un'alta sensibilità dal punto di vista dell'igiene. Oggi questo viene un po' meno, nel senso che i luoghi appunto dell'ospedale sono igienicamente protetti, anche proprio dalle scelte del materiale definitivo, ma invece il colore diventa un elemento oggi terapeutico per patologie specifiche che possono avere il paziente. Questo è solo per dire come bisogna interpretare i percorsi e gli spazi per le camere degli ospiti, quindi l'utilizzo degli alzati rispetto ai piani, come vedremo dopo, sono fondamentali. La ceramica in alcuni casi ci viene d'aiuto, cioè è possibile non solo determinare con l'ambito del colore specifico, quindi la funzione specifica che ne deve derivare nell'ambito dell'architettura terapeutica, ma anche l'effetto materico, quindi il tatto, come dicevamo prima, può aumentare la sensibilità di quella che è quella terapia specifica, così come il texturizzato, quindi possiamo comunicare anche dal punto di vista della disabilità, per esempio, tutto l'aspetto dei disabili, ma non solo, anche proprio oggi la superficie finale con una qualità altissima di ceramica che è potuta arrivare. Ringraziamo Massimo Facchinetti e vi aspettiamo alle 15.30 con la conferenza di Alberto Apostoli, posa della ceramica nel contesto spa. Grazie a tutti.